circo li vedete marciare nonché suonare? Con grande senso di coordinazione e del ritmo. Salutiamo con un applauso i musici del Magistrato dei Quartieri. Intanto salutiamo anche il sindaco Filippo Miroddi, l'assessore al turismo Carmelo Gagliano. Facciamo un applauso e complimenti a questo gruppo di musici che, come tutti gli altri, ogni anno allietano queste giornate di festa del Palio e si allenano per tutto l'anno per potersi esibire per il nostro pubblico, per la nostra città e per quanti hanno e amano il Palio dei Normanni. Intanto li vedete mentre si esibiscono anche con particolarissime movenze. Il tutto perfettamente coordinato. Potete, se volete, tenere il tempo anche voi con le mani, voi del pubblico, insieme ai nostri musici.
Ecco, vedete, si preparano ad un'esibizione acrobatica. Facciamo un applauso per questo spettacolare modo di eseguire il suono dei tamburi. E loro erano i musici del magistrato dei quartieri diretti da Mirko Zuccarello. Tra poco avrà vita la Quintana, mentre si sta preparando il tutto. Vedete un manichino che rappresenta un soldato arabo. In questo manichino ci saranno diverse prove con la lancia, con la mazza, e i cavalieri dovranno stare attenti a non farsi colpire dalle pietre che il manichino tiene nell'altra mano. Dovranno colpire lo scudo e dovranno evitare di essere colpiti dalle pietre. Ecco, una prova di abilità e di destrezza. Intanto continua l'esibizione dei musici del magistrato dei quartieri. Senso del ritmo e coordinazione per questi ragazzi. Simulano con lo scudo a mo' di difesa delle battaglie. Bravissimi. Vedete nel retro degli scudi riprodotta l'immagine del sacro vessillo di Maria Santissima delle Vittorie. Ancora un applauso per questi ragazzi e per questa esibizione creativa. I musici del magistrato dei quartieri. I rullanti di Pluzia prendono posto al centro del campo. Mentre facciamo sentire tutto il nostro affetto a questo gruppo di musicisti che dal 1981 intrattiene e anima le giornate del Palio con le loro spettacolari esibizioni.
Palio dei Normanni è una delle manifestazioni medievali più importanti di tutto il sud Italia. Si svolge qui a Piazza Armerina nei giorni del 12, 13 e 14 agosto. E intanto vedete che i musicisti dei Rullanti di Pluzia cercano di raggiungere le loro posizioni. Vedete Massimo Gioia che dà i comandi e il gruppo in perfetta coordinazione svolge tutti i movimenti e allo stesso tempo ovviamente suona. Adesso con le bandiere i musicisti suonano i tamburi e suonano anche le aste delle bandiere. Il tutto con movimenti precisi ed assolutamente coordinati. Facciamo un applauso. Anche loro mimano una specie di battaglia all'urlo di Pluzia. Li vedete, suonano e mimano un combattimento. Sono davvero molto molto bravi. Un esercizio molto molto difficile, perché
suonano i loro tamburi, ma suonano anche quello del vicino. Facciamo un applauso, davvero molto molto bravi. Vedete, adesso le loro bacchette sono infuocate, forse con il sole non si vede, ma dalla parte dell'ombra sì, e stanno suonando i loro tamburi con delle bacchette infuocate. Grandissimo applauso per il gruppo storico dei Rullanti di Pluzia. Ricordo che dal 1981 questo gruppo di musicisti ininterrottamente anima le giornate del Palio dei Normanni. Più grande manifestazione storica di tutto il Sud Italia, che la città di Piazza Armerina vanta di possedere e di portare avanti da ben 62 anni. Accogliamo con un applauso il corteo del Conte Ruggero. Lancieri normanni che hanno fatto il loro ingresso in campo. A seguire il comandante e il vice comandante generale del Palio. E intanto al centro del campo si prepara il baldacchino che accoglierà le operazioni di saluto del Conte Ruggero. A cavallo il comandante delle guardie e le guardie normanne. Intanto fa ingresso anche la catapulta con gli scudieri normanni, mentre i tamburi battistrada arrivano dall'altro lato del campo. Intanto avrete notato che la catapulta è una novità di quest'anno, è stata fatta costruire appositamente dal nuovo coordinamento del Palio dei Normanni, così come vedrete tra poco il carro che porta l'icona di Maria Santissima delle Vittorie. Intanto si snoda il corteo, dopo il comandante generale del Palio a cavallo, abbiamo appunto le guardie normanne, gli scudieri normanni con catapulta,
corteo di Piazza Medievale, seguito dai paggi. Ecco, vi ricordo che a proposito di Piazza Medievale, l'associazione Piazza Medievale ha istituito un museo dedicato a Nino Vullo, in cui è possibile vedere la ricostruzione della consegna delle chiavi con dei manichini. Il museo è ubicato in via Enrico De Pietra 13. Intanto fa ingresso in campo il carro che porta il drappo della miracolosa effigie di Maria Santissima delle Vittorie. E vicino al carro è sceso dal carro il Malaterra, che è lo storico che seguiva il conte Ruggero e ne narrava le sue gesta. A seguire potete vedere i cavalieri del Vessillo. Intanto possiamo vedere i musici dell'associazione Piazza Medievale. Il corteo sfila, fa il giro del campo. Ed ecco che accolto dal tripudio della folla fa ingresso in campo il conte Ruggero. Vedete a cavallo con lo splendido mantello, saluta la folla e lo salutiamo con un grandissimo applauso. Ruggero, colui che ha liberato la città di Piazza Armerina dalla dominazione araba. A cui la città è stata riconoscente donandogli le chiavi. Lui che ha portato il vessillo miracoloso di Maria Santissima delle Vittorie. Avendo la meglio sulle armi degli arabi e facendo trionfare la cristianità. Tutto questo avveniva 1000 anni fa. La
cavalleria normanna al seguito del conte Ruggero, il comandante della cavalleria normanna, tutta la cavalleria. Il conte Ruggero si appresta a raggiungere il centro del campo mentre si prepara il baldacchino dove avverranno le operazioni di saluto. Intanto entra in campo il plotone degli armigeri arabi. Ecco, vedete la cavalleria dietro il conte Ruggero, appunto, proprio per sottolineare l'importanza e la dignità di questo grandissimo personaggio. Il conte è appena sceso da cavallo, mentre il plotone degli armigeri arabi ha fatto ingresso in campo, seguito dal boia e i suoi aiutanti. Riconoscete il boia dalla grossa arma che tiene in spalla. Ci sono poi i giudici e il plotone delle guardie nobili. E adesso tutto è pronto affinché lo storico, il Malaterra, possa parlare e narrare le gesta del conte Ruggero. Facciamo un applauso. Gesta del nobilissimo ed eccellentissimo conte Ruggero d'Altavilla, conquistatore normanno e liberatore della terra di Sicilia, capo valoroso ed indomito nell'anno domini 1063, mentre avanzava nel cuore della Sicilia, fu assalito da più parti dall'esercito nemico ed egli, per infrancare gli animi delle sue truppe, li esortò con queste parole: animatevi, o fortissimi soldati dell'esercito di Cristo, freggiamoci tutti del suo nome, ognuno lasci il vessillo solo se è ferito. Il nostro Dio, il Dio degli dei, è onnipotente, senza di lui mancherebbe la fede e ognuno confiderebbe solo nel potere umano e crederebbe che il braccio di Dio sia il braccio del proprio corpo. Ogni terra conquistata sarà nostra. Questa gente è ribelle a Dio e le forze che non sono sorrette da Lui presto si esauriscono. Serrate le file e prendete i vostri posti. Dio assista tutti voi, perché Dio è davanti a voi. Presagi e prodigi confermarono al Gran Conte il sostegno divino della sua impresa. Mentre proclamava tale discorso, avviandosi al combattimento, apparve un cavaliere vestito di armi splendenti su di un cavallo. Portava un vessillo innalzato sulla lancia. Così vide uscire dalle nostre schiere e, incitando i nostri alla battaglia, irrompere là dove i nemici erano più numerosi. A vedere ciò, i nostri rianimati si misero a pregare Dio
e penetrati dalla gioia di tanta visione, a suon della spada vinsero l'esercito infedele. La fierezza e le gesta di quei giorni, in quell'aspra e cruenta battaglia, sancirono il preciso momento storico in cui la cavalleria normanna divenne cavalleria cristiana. Sconfitto per sempre il crudel tiranno, il vessillo portentoso della nostra alma regina, dal guerriero vittorioso lebbe sol Piazza Armerina. Il gran magistrato adesso raggiunge il conte Ruggero, lo saluta e si pone al suo fianco. E adesso il banditore dà inizio alla lettura del bando. O nobilissimo conte Ruggero di Altavilla, che nella libera ed opulentissima civitate nostra hai portato con le immagini della Santissima Mater di Dio lo glorioso vessillo della vittoria, con giubilo grande e tarda di piena amistà, per espressa volontà nostra tu fusti ieri benignamente accolto. Oggi, ad onorare la strenua virtù normanna, i nobili signori della nostra invicta civitate appresteranno per te feste solenne e giostre di valore qui nell'arena votata allo Santo Ippolito, dove lo più glorioso fiore della cavalleria prussiense, sotto i pennoni e le insegne dei quattro quartieri, giostrerà in armi e correrà la quintana contro lo saracino. Giovani, nobili e fieri, gentili e oneste pulzelle e lo popolo tutto, nel prendere parte a questa solenne festa, divotamente ti rendono amplissime grazie per la libertà e la propizia sorte della opulentissima civitate nostra. Lo gran magistrato di Blusia. Un applauso. E adesso il gran magistrato e il conte Ruggero si avviano verso il palco d'onore. Le spade dei cavalieri sono alzate, mentre il conte Ruggero e il gran magistrato si avviano a prendere posto sul palco d'onore. Ecco, i musicisti si predispongono secondo l'ordine prestabilito, raggiungono adesso il centro del campo. Anche loro, come tutti gli altri musicisti partecipanti al palio, si allenano per tutto l'anno, si esercitano duramente per poter
rendere grande questa manifestazione. Inizia così quindi la loro esibizione. Ancora un applauso. Da notare anche la coordinazione di movimento dell'esibizione del gruppo dei musici dell'associazione Piazza Medievale. Facciamo un applauso a questi bravissimi musicisti.
delle movenze acrobatiche mentre si scambiano i tamburi. Il tutto in perfetta sincronia. Adesso si preparano a questo momento di esibizione acrobatica. Li vedete suonare i tamburi a testa in giù. E adesso attenzione, perché con un movimento funambolico creano una piramide umana e nello stesso tempo riescono a suonare ancora i loro tamburi. Facciamo un grande applauso. Bravissimi ragazzi, ricordo che questi musici, i musici dell'Associazione Piazza Medievale, capitanati da Salvatore Marino, a maggio di quest'anno hanno vinto il Gran Premio Sbandieratori e Musici del Mediterraneo di Castelbuono. Facciamo un applauso ai musici dell'Associazione Piazza Medievale. Salutiamo i ragazzi con un grande applauso. Intanto si svolgono le ultime operazioni, si appronta il tavolo della giuria e quant'altro, perché fra poco si svolgerà la Quintana del Saraceno,